Sono 20 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, di età compresa tra i 13 e gli 86 anni. I nuovi positivi sono il risultato di 6.579 test eseguiti tra tamponi molecolari ed antigenici. Il numero totale dei positivi nella nostra regione tocca quota 74.712 unità dall'inizio dell'emergenza, mentre non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Calano i numeri dei ricoverati in ospedale. Attualmente sono 25 quelli in area medica, con un calo di 27 unità rispetto alla scorsa settimana. Un solo paziente è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Invece, i positivi in isolamento domiciliare sono 981, con un calo di 243 unità negli ultimi 7 giorni. Nell'ultima settimana 427 sono i nuovi guariti, così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.007. Continua ancora a scendere il report settimanale dei decessi, che questa settimana fa registrare solo 5 vittime. Nell'ultima settimana i nuovi positivi sono stati 162, 73 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 41 a quella di Chieti e 54 a quella di Teramo. L'incidenza più bassa la fa registrare la provincia di Pescara con solo 14 nuovi casi. Non bisogna trascurare l'aumento dei contagi in Abruzzo riconducibili alla variante Delta, ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Anche se siamo nella zona di non criticità, invito l'assessore Verì, prosegue Pettinari, a non sottovalutare i dati e incrementare il tracciamento dei positivi al fine di isolare immediatamente i casi ed evitare che la situazione diventi critica. Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo vicini alla scadenza dell'obbligo della mascherina all'aperto, le alte temperature spingono le persone ad uscire e ora più che mai, chiude il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, i rischi devono essere minimizzati e la variante stoppata il prima possibile.